Cari amici, a breve potrete ascoltare l'intervista che ho avuto il piacere di fare a Federico Catani, autore del volume Il miracolo della Santa Casa di Loreto, pubblicato nel 2018. Perché questa intervista adesso? Perché proprio domani ricorre la festa liturgica della Madonna di Loreto e perché la storia della Santa Traslazione è oggigiorno dimenticata. Prima di lasciarvi alla registrazione dell'incontro, vi ricordo che potete sostenere l'apostolato che portiamo avanti iscrivendovi al gruppo Apostoli dei Santi Angeli, cliccando qui al lato, in alto a sinistra, oppure sul primo link che trovate in descrizione. Infine, non dimenticate di mettere un mi piace, di condividere questo video e di lasciare un vostro commento. In questo modo, gli algoritmi di YouTube daranno maggiore visibilità ai contenuti del canale Gli Angeli Sono Con Noi. Se invece desiderate fare una donazione specifica per questa puntata, ricordatevi che potete utilizzare l'opzione dei super grazie, un metodo semplice e veloce per aiutarci in quest'opera di evangelizzazione. E adesso, buona visione! Buongiorno cari amici e benvenuti a questa nuova puntata speciale del canale Gli Angeli Sono Con Noi. Oggi abbiamo il piacere di avere come ospite Federico Catani, curatore del libro Il miracolo della Santa Casa di Loreto, edito dall'Associazione Cattolica Luci sull'Est. Buongiorno Federico e grazie per la disponibilità. Buongiorno Samuele, grazie a te per l'invito. Il nostro ospite, oltre ad essere un esperto della materia, ha anche il privilegio di essere marchigiano e di abitare a pochi chilometri dal santuario di cui proprio questa sera parleremo. Vi do appena alcuni dati per introdurre la sua persona. Federico Catani, nato a Iesi nel 1986, è giornalista ed è laureato sia in scienze politiche che in scienze religiose. È stato docente di religione cattolica e collabora attivamente con diverse riviste e blog del mondo cattolico. Direttore responsabile di Spunti, la rivista di collegamento dei sostenitori dell'Associazione Luci sull'Est, ha già all'attivo diverse pubblicazioni di stampo religioso. Per cui benvenuto nuovamente e grazie per aver accettato il nostro invito. Io ho letto il libro un po' di tempo fa e devo dire che mi è piaciuto molto. Perché è sintetico ma contiene tutte le informazioni del caso. Ecco allora che forse la prima domanda che mi viene in mente è questa: perché Loreto? Cioè perché hai sentito il bisogno di scriverci un libro? Allora, prima di tutto voglio anch'io di nuovo ringraziare per l'invito, anche perché il canale Gli Angeli Sono Con Noi, io sono iscritto, lo seguo e vedo che ha molto successo e anche a me piace molto, ecco, quindi per me Grazie. È un grande piacere stare qui. Perché ho scritto questo libro? Beh, perché Loreto a me sembra che sia un po' un santuario dimenticato. Non dico questo per campanilismo, perché poi io non sono propriamente di Loreto, anche se sono lì vicino. Però è vero che per molti secoli Loreto è stato veramente il più grande santuario mariano del mondo, perché diciamo, la storia inizia più o meno, no, nel Medioevo, no, alla fine del XIII secolo, e per molti secoli veramente, ecco, nel mondo allora conosciuto, prima che si scoprisse l'America e prima ancora, diciamo, che poi si costruisse per esempio il santuario di Guadalupe in Messico, Loreto era il polo mariano dedicato alla Madonna più importante, quindi più importante della cristianità, dell'Europa cristiana. Viene molto prima ovviamente delle apparizioni di Lourdes, di Fatima, che forse oggi sono molto più conosciute. A Loreto non c'è stata propriamente un'apparizione, ma ecco, se mi si consente, forse ecco, è avvenuto un fatto ancora più straordinario, di cui magari ecco, poi tra poco parleremo meglio, perché è proprio la casa della Madonna che è arrivata miracolosamente lì, dopo un viaggio piuttosto tortuoso. È un santuario importante, oggi un po' dimenticato, ma è importante perché appunto tra quelle pareti sono avvenuti
alcuni dei fatti più importanti per la storia della nostra salvezza, della nostra redenzione. Il fatto, ecco, che forse tutti conoscono, dovrebbero conoscere, ecco, senza dubbio, lì c'è stata l'annunciazione, c'è stato il famoso annuncio dell'Arcangelo Gabriele alla Madonna, e quindi lì, tra quelle pareti che oggi stanno a Loreto, è avvenuta l'incarnazione del Verbo. Dio si è fatto uomo tra quelle mura, e questo, ecco, sicuramente è, diciamo, veramente l'inizio, no, della redenzione. Ma non finisce qui, ecco, ci sono poi altri fatti forse un po' meno conosciuti, che però sono assolutamente degni di nota, perché, stando almeno alle dichiarazioni di diversi papi, di diversi santi, quella era la casa, è stata la casa dove è avvenuta l'Immacolata Concezione, che abbiamo celebrato ieri, l'Immacolata Concezione, e poi è la casa dove la Madonna è nata. È vero che su questo ci sono poi opinioni differenti, cioè il fatto certo è che lì è avvenuta l'Annunciazione, però, ecco, a Loreto, sempre, da sempre, dal 1300, si festeggia anche come festa solenne proprio l'8 settembre, che è il giorno della natività della Madonna, perché, appunto, secondo una tradizione, peraltro corroborata anche da alcuni fatti miracolosi, la Madonna sarebbe nata non a Gerusalemme, come dicono alcuni, ma sarebbe nata a Nazareth, e quindi in quella casa dove i suoi genitori Gioacchino ed Anna l'avevano concepita senza peccato originale, e dove, e appunto, è nata. Si pensa poi, e anche qui, diciamo, è una pia tradizione che ha i suoi fondamenti, che proprio in quella casa dove avvenne l'incarnazione del Verbo, proprio per la santità della casa, visse la Santa Famiglia, ovvero San Giuseppe scelse di andare a casa della Madonna, e lì la Santa Famiglia visse, lì Gesù crebbe, fino poi a, diciamo, al raggiungimento dei 30 anni, all'inizio della sua vita pubblica. E quindi, ecco, è la casa dove anche si può piamente pensare che sia morto San Giuseppe, fra le braccia di Gesù e della Madonna, tant'è che proprio per questo è considerato il patrono principale della buona morte, e si invoca proprio San Giuseppe per gli agonizzanti. Quindi, ecco, come si può vedere, diciamo, non si tratta di un santuario tra i tanti, tutti degni di nota, ovviamente, degni di rispetto, di venerazione, ma qui c'è, appunto, se mi si consente, un qualcosa in più. Quindi Immacolata Concezione, Natività della Madonna, Annunciazione e Incarnazione del Verbo, e poi la vita in comune e il lavoro della Santa Famiglia, e la morte di San Giuseppe. Ma c'è un'altra cosa ancora. Chi ci ascolta e ci ascolterà è stato a Loreto, magari, ecco, ha notato che sotto l'altare principale della Santa Casa, no, che si trova all'interno del santuario, c'è un altare più antico, che è un altare proprio del primo secolo dopo Cristo, quindi un altare paleocristiano. Ebbene, anche lì, ecco, secondo la tradizione, ecco, su quell'altare San Pietro avrebbe celebrato la sua prima messa con la Madonna ancora presente. Ricordiamo, adesso tra un po' magari ci arriveremo, quell'altare, quella casa si trovava a Nazareth, quindi in Palestina. In effetti l'altare è di uno stile, di un materiale tipicamente paleocristiano della Palestina del primo secolo, e quindi, ecco, oltre a tutti gli eventi importanti già detti, c'è stata anche, appunto, la prima messa di San Pietro celebrata lì. Quindi, ecco, come vedi,
ci sono delle ragioni quantomeno per conoscere meglio il santuario di Loreto e per farlo conoscere. Poi oltretutto, ripeto, noi, a parte i marchigiani, ma insomma noi siamo italiani, abbiamo questo grande privilegio, questo onore di avere veramente un pezzo di Terra Santa nel nostro paese, e dobbiamo esserne riconoscenti ovviamente a Dio e alla Madonna che hanno scelto la nostra terra per questo. Assolutamente, no. E infatti, a proposito di scelta, diciamo, la prossima domanda, innanzitutto chiedo qual è, diciamo, dove è possibile acquistare il volume, e poi appunto magari raccontarci le varie tappe della traslazione, perché non è arrivata subito nelle Marche la Santa Casa, quindi insomma qual è un po' la storia, ecco, quindi dove si può acquistare il libro, e poi raccontiamo, ecco, le varie tappe della traslazione. Prego. Allora, per acquistare il libro bisogna o andare, per avere il libro cartaceo, sul sito dell'associazione Luci sull'Est, www.lucisullest.it, dove poi si possono trovare gli indirizzi email e tutto, per richiedere una copia del libro che verrà poi ovviamente inviata, si comunica l'indirizzo e tutto. Oppure, se si vuole invece la versione Kindle, la versione digitale, e lì si può cercare Il miracolo della Santa Casa di Loreto su Amazon, si trova su Amazon, e quindi ci sono queste due opzioni. E per quanto riguarda, ecco, la storia delle traslazioni, appunto, sì, parlo di traslazioni al plurale perché la casa non è arrivata subito e direttamente a Loreto. Allora, la storia è abbastanza articolata, ma cerco di essere sintetico e spero il più chiaro possibile. Allora, innanzitutto queste tre pareti si trovavano, come abbiamo già detto, a Nazareth, sotto quella che è ancora oggi la Basilica dell'Annunciazione. Diciamo, le pareti sopra la Santa Casa, appunto, è stata costruita la Basilica dell'Annunciazione, e si scendeva sotto come in una cripta e si potevano vedere queste tre pareti. Bene, oggi, come sappiamo, a Nazareth è rimasta soltanto una parte della casa, che era la grotta, no? Era una grotta propriamente, dove appoggiavano le tre pareti, diciamo. Esatto, perché le case della Palestina dell'epoca, le case della gente, insomma, comune, normale, quale era, diciamo, e quindi anche la casa della Santa Famiglia, erano generalmente appunto tre pareti addossate ad una grotta o a più grotte. Poi sappiamo che ci poteva essere anche un tetto, ovviamente anche dove si poteva camminare, probabilmente c'era molto spazio all'esterno, si viveva molto anche all'aperto, però erano tre pareti addossate ad una grotta. Bene, se oggi ci rechiamo in pellegrinaggio a Nazareth, noi osserviamo soltanto la grotta, ma mancano queste pareti. Bene, le pareti della Santa Casa erano a Nazareth, nella Basilica dell'Annunciazione, fino alla notte tra il 9 e il 10 maggio del 1291, quindi stiamo parlando della fine del XIII secolo. Quindi il 9 maggio mattina, diciamo così, del 1291 erano lì al loro posto, dove stavano da 1200 anni e oltre, mentre il 10 maggio chi si fosse recato nella Basilica dell'Annunciazione non avrebbe più trovato, non trovò più le tre pareti. Quindi qui già c'è un primo fatto strano, cioè queste pareti di pietre scompaiono, e non si sa come, diciamo, scompaiono dalla, io la chiamo cripta, diciamo, dalla parte in basso della Basilica dell'Annunciazione. Non si ritrova nessun documento, voi capisci che per spostare una reliquia, perché questa si tratta di una reliquia, è come fosse il Santo Sepolcro, il luogo della nascita di Gesù a Betlemme. Ora, se qualcuno sposta una reliquia di tal fatta, ci vorrebbe quantomeno l'autorizzazione del Papa o del Vescovo locale, no? Non è che un privato può prendere e spostare. Tanto più non può farlo in così breve tempo, e non poteva farlo a maggior ragione all'epoca, con i mezzi dell'epoca.
Fatto sta che il 10 maggio del 1291 queste tre pareti si ritrovano a Terzato e stiamo in Croazia. Terzato è oggi un quartiere della città di Rijeka, che era la nostra Fiume, la città di Fiume. Si ritrovano lì nel 1291 e lì, diciamo, ci fu una apparizione della Madonna al parroco del luogo. E la Madonna comunicò al parroco che nel territorio della sua parrocchia era arrivata la sua Santa Casa, erano arrivate le sue le pareti della Santa Casa. Bene, per farla breve, poi all'epoca che cosa succede? Succede che i notabili, no? la gente del luogo e le persone più illustri del luogo, più colte, si cominciano a porre dei dubbi, tant'è che viene poi creata una commissione che si reca in Terra Santa per verificare se effettivamente sotto la Basilica dell'Annunciazione fossero sparite queste pareti. Così risultò, e risultò anche che il perimetro della Santa Casa, che si trovava a Terzato in Croazia, coincideva perfettamente con il perimetro lasciato libero a Nazareth. Quindi, insomma, alla fine si capì che sì, si era trattato di un miracolo, e fu proprio la Madonna a dire: guarda, questa è la Santa Casa dove sono nata, dove ho ricevuto l'annuncio dell'angelo, eccetera, eccetera. La Santa Casa ovviamente diventa lì in Croazia meta di pellegrinaggi, però a un certo momento, tra il 9 e il 10 dicembre, ecco la data di oggi, insomma tra la notte tra il 9 e il 10 dicembre, sparisce del 1294, per cui 3 anni dopo, sparisce da Terzato. Ora, sparisce da Terzato, ma noi a Terzato oggi, nel luogo in cui stava la Santa Casa, troviamo un grande santuario mariano dedicato proprio alla presenza della Santa Casa lì, e quindi ecco, le autorità ecclesiastiche già all'epoca costruirono lì sul luogo un santuario mariano che oggi è tra i santuari più importanti della Croazia. Quindi c'è un santuario che testimonia in qualche modo la presenza della Santa Casa, oltre ad un'icona che è molto venerata e che venne donata da un papa ai croati del luogo, un po' per ricompensarli in qualche modo, meglio, per compensarli della perdita della Santa Casa. Perdita della Santa Casa che è stata ovviamente decisa non dal papa, ma diciamo dalla provvidenza. Non sappiamo bene per quale motivo, evidentemente. Comunque, la notte tra il 9 e il 10 dicembre del 1294 la casa arriva in Italia. Però attenzione, perché anche qui non arriva subito direttamente a Loreto. Ci sono altre tre traslazioni che possono essere storicamente documentate. Una di queste è ad Ancona, forse pochi lo sanno, ma ad Ancona esiste ancora oggi una chiesa nella località di Posatora, si chiama Santa Maria Liberatrice. Posatora, perché il termine Posatora? Ecco, secondo le più valide interpretazioni è perché lì la casa si è posata, posat, e lì, diciamo, si è pregato, orat, no? Posat et orat. E lì si è pregato la Madonna, e la Madonna ha pregato per gli abitanti del luogo. A documentazione di questo c'è appunto la chiesa di Posatora, ma c'è anche un'altra chiesetta vicino, nella zona tra Ancona e Falconara, dove anche lì, secondo la tradizione, alcuni abitanti del luogo videro in quella notte lontana del 1294 venire questa Santa Casa dal cielo e non venire per mare, come oggi dicono dagli ultimi, diciamo, 30-40 anni. Va bene, quindi Ancona la seconda tappa. Per qualche mese restò lì, dopodiché si spostò più propriamente a Loreto. Bisogna dire che all'epoca dei fatti Loreto non esisteva, cioè esisteva un colle, no? Chiamato Monte Prodo, ma questo colle apparteneva al comune di Recanati. Quindi la zona di Loreto era zona di Recanati. Ora, la Santa Casa prima arriva nella pianura sottostante la collina,
e anche lì resta per un po' di tempo, ed era un territorio, diciamo, abbastanza boscoso, era una selva, la selva così conosciuta, la selva della signora Loreta, quindi da lì deriva il nome Loreto, secondo altri deriva dal lauro, dal lauretum, perché c'erano diverse piante di alloro. Ecco, comunque la Santa Casa si posa lì, e anche lì ancora oggi è possibile vedere una chiesetta chiamata chiesetta comunemente della Banderuola, che testimonia la presenza della Santa Casa lì per qualche mese. Perché Banderuola? Perché, essendo una zona molto con molti alberi, boscosa, per permettere ai pellegrini, soprattutto locali della zona, no, che si recavano nella Santa Casa per venerarla, si pose in cima ad un albero lì vicino una piccola bandiera, un drappo, per indicare il luogo in cui ci si doveva recare. Quindi da lì Chiesa della Banderuola. Chiesa della Banderuola ancora oggi si può vedere, sta lì, si può anche visitare. Però anche lì, per un certo momento, dopo un certo tempo, si spostò e arrivò sul colle, dove sul colle, diciamo, di Loreto, il colle lauretano propriamente detto, e si posò sul campo di due fratelli. Il campo di due fratelli, di questi due fratelli, era praticamente di fronte all'attuale santuario. Oggi lì c'è un bar, lì l'unica cosa che testimonia che c'è stata la Santa Casa è una piccola placca, una piccola piastrella con una riproduzione della Santa Casa, però non c'è altro, c'è proprio un bar, quindi ecco, si può andare al bar lì. Proprio di fronte. È di fronte al santuario, esattamente, e da lì si rispostò e andò laddove ancora oggi possiamo trovarla, quindi, e poi ovviamente per ospitare la Santa Casa è stato costruito il santuario, ovviamente nel corso dei secoli, degli anni, eccetera. Quindi ci sono queste cinque traslazioni. E peraltro parla delle traslazioni proprio una grande placca di marmo che si trova nel rivestimento marmoreo che protegge la Santa Casa, che ancora oggi possiamo vedere. Ovviamente la placca in marmo è scritta in latino e il testo è stato voluto dal Papa Clemente VIII, per cui stiamo agli inizi del 600, del 1600, e tra l'altro è una placca che spiega anche un bassorilievo, in marmo che si trova sopra, sempre nel rivestimento marmoreo della Santa Casa, e la placca racconta proprio in latino la storia di queste traslazioni. Quindi c'è anche un documento, come dire, abbastanza ufficiale, ma poi delle traslazioni. Da sempre le cronache di Loreto, tutti coloro che hanno affrontato il tema lungo i secoli ne hanno parlato. Ora, chiaramente l'oggetto principale del culto non è tanto la traslazione in sé quanto la Santa Casa, però insomma da sempre si è detto, si è creduto, e ci sono anche delle buone ragioni per crederci, e poi adesso lo vedremo. Si è parlato appunto di un miracolo, di traslazione angelica, traslazione comunque permessa, voluta da Dio, che si è servito dei suoi angeli. Tutte le raffigurazioni, diciamo, della Santa Casa raffigurano proprio la casetta con la Madonna, Gesù Bambino e gli angeli che la trasportano. Ecco, quindi ci sono queste traslazioni. Peraltro anche la cultura popolare, il folklore, le tradizioni popolari diciamo mostrano di aver sempre creduto in questo. Perché? Perché proprio in questa notte, la notte tra il 9 e il 10 dicembre, nelle Marche, ma anche in certe zone, allora nelle Marche sicuramente sì, perché lo so, e si fanno, si facevano anche, non so se si facciano ancora, in alcune zone dell'Umbria, della Toscana, si accendono dei fuochi, dei falò, e lì intorno, insomma, intorno al fuoco si prega il rosario, le litanie, quello che è, questi fuochi, questi falò servivano, ecco, secondo appunto la tradizione, l'ingenuità popolare, a far
ad illuminare, no, la strada, il cammino della casa che veniva dall'altra parte del mare Adriatico, no? E quindi ecco, ci sono anche queste tradizioni che sono comunque molto, molto belle e significative. Certo. E, sì, non so se posso dire adesso qualche, perché è interessante questo aspetto, non so se volevi, però diciamo le tre pareti, anche questo perché poi uno dice, boh, oggi ripeto, da 40 anni a questa parte dicono, vabbè, questa della traslazione angelica è un racconto molto suggestivo, frutto dell'immaginazione popolare, ma in realtà non sono stati gli angeli, cioè gli angeli, gli spiriti celesti, ma sarebbe stata una famiglia angeli, o sarebbero stati crociati, dicono che queste pareti sarebbero state una dote matrimoniale per la figlia del principe dell'Epiro, Angelo Comneno. In realtà non c'è nulla, ma dico proprio nulla, che provi questo. D'accordo? Esiste un documento che peraltro la cui autenticità è alquanto dubbia, anzi si tratta di fatto di un falso, un documento che dice che sarebbero state portate via alcune pietre della casa della Madonna a Nazareth come appunto dote matrimoniale, eccetera eccetera. In realtà, allora, anche ammesso che questo documento fosse vero, e non lo è, ma anche ammesso che fosse vero, lì si parla dell'asportazione di alcune pietre, non delle tre pareti. E comunque noi sappiamo che le tre pareti sono arrivate integre. Oltretutto, ripeto, allora, per spostare una reliquia del genere non troviamo nessun documento pontificio, episcopale, di nessun tipo. E quindi sarebbe molto strano che qualcuno, anche fosse un principe cristiano, si appropri di questa reliquia e la porti dove vuole. Poi non si capisce bene perché a Loreto, proprio a Loreto. Certo, secondo alcune interpretazioni, questo anche Papa Leone XIII per commemorare nel 1894 lo spostamento della Santa Casa, disse che venne messa in salvo dalla provvidenza divina dall'occupazione dei turchi, perché in effetti il 1291 è l'anno in cui praticamente i regni cristiani spariscono alla Palestina e si riprendono tutto i turchi, i musulmani. E vabbè, e arrivò a Loreto perché era comunque territorio dello Stato Pontificio. Comunque sia, ripeto, non c'è nessun documento che dimostri che ci sia stata un'autorizzazione papale, eccetera. E poi ci sono degli aspetti molto più che altro tecnici, architettonici, ingegneristici, ecco, se mi passate il termine. Perché? Perché queste tre pareti, allora, innanzitutto si trovavano all'epoca nel mezzo di una strada, di una via pubblica. Ora, se tutto fosse stato opera umana, perché collocare tre pareti nel mezzo di una pubblica via, dove peraltro, e questo lo dicevano i regolamenti, insomma le norme del comune di Recanati, ma è ovvio, era proibito costruire in mezzo a una strada, cioè tu puoi costruire, certo, al lato della strada, ma non in mezzo alla strada. Bene, primo punto. Secondo punto, le tre pareti non hanno fondamenta. Ora, io non è che capisca molto di architettura, però insomma so che un edificio deve avere le fondamenta per reggersi. Le tre pareti non hanno fondamenta e oltretutto si trovano su un terreno, e questo ci sono gli studi archeologici che l'hanno dimostrato, gli ultimi sono degli anni 60 del secolo scorso, quindi del 1962-65, si trovano su un terreno che è tutt'altro che irregolare, che non è stato preparato, diciamo, per accogliere un edificio, per accogliere tre pareti, no? Per riceverle. E quindi anche questo è molto strano, perché... Certo. E poi si trova addirittura una parte, un angolo di queste tre pareti, e addirittura letteralmente poggia sul vuoto, cioè c'è uno spazio vuoto, perché ecco, chi va a Loreto vede, oggi certo è un po' più difficile da capire, però
Il santuario si trova proprio in cima a questa collina, e a destra e a sinistra ci sono due strade che scendono, quindi è proprio, e c'è proprio un angolo della Santa Casa che di fatto poggiava sul vuoto. Non so se, ecco, se riesco a rendere l'idea. Oltretutto, sì, perché essendo la sommità, diciamo, una parte... Sì, e una parte dava proprio un angolo sul vuoto. Oltretutto hanno anche trovato, quando hanno fatto questi scavi, non se ne parla molto oggi, chissà perché, però insomma, hanno trovato una sorta di vecchio cespuglio, di rovo, che si vede proprio che era, diciamo, schiacciato dalle pareti, cioè nessuno ha pensato di togliere questa roba prima delle pareti, di mettere le pareti, no? Ma le pareti stanno sopra e quindi dividono questo ciuffo, diciamo, questo rovo a metà. Quindi, ecco, ripeto, questi fatti sono un po' strani, no? E quindi io dico che forse ci vuole molta più fede nel pensare che il tutto sia stato opera degli uomini, piuttosto che credere invece al miracolo, perché poi la malta, il materiale che tiene unite le pietre della Santa Casa, è materiale, diciamo, che ad un'analisi chimica organica risulta essere della Palestina dell'epoca di Gesù, della Madonna, quindi non è una malta rifatta poi dopo nel XIII secolo nelle Marche. E questo significa quindi che, insomma, le pareti sono arrivate qua, sono arrivate in Italia, a Loreto, integre, no? Però, ecco, di tutto questo non si parla, si preferisce pensare a tante altre ipotesi che, e si deve pur dire, però, perché gli stessi che negano il miracolo, poi non si sa bene perché poi, scusa qua un po' la polemica, però insomma, voglio dire, ci si sforza tanto per dimostrare che non sia un miracolo, ma perché? Perché si pensa di essere più credibili, più accettati dal mondo, ma tanto il mondo non accetta lo stesso queste cose, non accetta nemmeno che si tratta della casa dell'Annunciazione. E invece io mi concentrerei più su tutte quelle prove che, diciamo, sostengono il miracolo, e che sono prove che dimostrano che la verosimiglianza, quantomeno la veridicità del miracolo. Poi intendiamoci, questo non è un dogma di fede, per carità, ognuno è libero di credere, di non credere. Noi sappiamo che addirittura persino le rivelazioni private, insomma, di per sé non c'è un obbligo stretto di crederli, però insomma, quando ci sono tanti documenti dei pontefici, quando ci sono tante testimonianze di santi, quando c'è una tradizione molto lunga, diciamo, che conferma la stessa cosa, beh, non crederci o guardare con sufficienza la cosa è un pochino pesante, insomma, un po' temerario. E ripeto, oltretutto, gli stessi che parlano del trasporto umano e non miracoloso debbono comunque riconoscere che le loro sono ipotesi, perché di fatto non portano uno straccio di prova che sia una prova, portano soltanto congetture, ipotesi, eccetera, eccetera. Questo è un po' poco. Dicono hanno trovato delle monete romane lì dentro, e questo che c'entra? Hanno trovato delle piccole croci rosse che erano dei crociati, ma è ovvio, ma lì e tra quelle pareti, quando stavano a Nazareth, c'erano sicuramente, certo. I crociati sono stati lì. Uno dei più famosi è stato San Luigi IX di Francia, che quando vi si è recato in pellegrinaggio, e ci sono, nel libro ne parlo di tutto il suo pellegrinaggio, della sua devozione alla Santa Casa, la Santa Casa era ancora a Nazareth e lui è stato lì. E tra l'altro a Loreto c'è proprio, oltre che un affresco che raffigura San Luigi IX dentro la Santa Casa, c'è anche proprio tutta una cappella dove tra l'altro c'è la bellissima, dove c'è l'adorazione del Santissimo Sacramento, e con appunto pitture, affreschi che parlano della storia di San Luigi IX e del suo intervento nella crociata giù in Terra Santa. Quindi vabbè, insomma, volevo essere sintetico, ma forse ho parlato troppo. Comunque no, ci sono valide ragioni per credere al miracolo, ecco. Chiarissimo, è stato ottimo dare questa spiegazione dettagliata.
e che poi ovviamente chi vorrà potrà leggere con più calma nel libro. Ma a proposito, stando sulla scia di quello che abbiamo detto, nel 2019 è stata istituita la festa della Madonna di Loreto, però c'è appunto chi ha fatto notare che non si fa parola della traslazione. Che cosa significano i cambiamenti avvenuti nella liturgia? Cioè, cosa possiamo dedurre? Sì, allora qua anche cerco di essere breve. Allora, in realtà, vabbè, le feste liturgiche noi sappiamo che possono subire dei cambiamenti anche come, diciamo, per esempio, la festa oggigiorno, sì, allora, nel 2019 la Congregazione del Culto Divino, con autorizzazione di Papa Francesco, ha permesso di celebrare quale memoria facoltativa, ma a tutto il mondo, alla Chiesa universale, la memoria della Beata Vergine Maria di Loreto. E questo è sicuramente di per sé una buona notizia, perché oggi, ecco, c'è questa facoltà in tutto il mondo, dall'America all'Australia, dall'Africa alla Russia, diciamo, il 10 dicembre si può celebrare la memoria della Beata Vergine Maria di Loreto. E già era così, per esempio, nelle Marche, perché nelle Marche, essendo la patrona delle Marche, la Madonna di Loreto, nelle Marche da sempre, il 10 dicembre, si è celebrata la festa della Madonna di Loreto. Però, ecco, cioè, se uno, insomma, vuole essere preciso, quando venne istituita questa festa, e ripeto, la festa subì alterne vicende, nel senso che per molti secoli è stata celebrata solo nelle Marche, in altre zone, o in alcuni paesi, o presso istituti religiosi che ne facevano richiesta al Papa, eccetera. Poi a volte è stata estesa, per esempio, a tutta Italia e alle isole. Questo è stato soprattutto diciamo dall'epoca di Leone XIII fino a Giovanni XXIII, perché già con Giovanni XXIII è tornata a celebrarsi soltanto nelle Marche o in particolari zone, in particolari chiese dedicate alla Madonna di Loreto. Però il fatto è che per secoli si è sempre celebrata non la Madonna di Loreto, ma il nome esatto della festa liturgica era Traslazione della Santa Casa di Loreto. Per cui, se noi andiamo a guardare nei vecchi messali o nei vecchi calendari, troveremo che il 10 dicembre c'è scritto Traslazione della Santa Casa di Loreto, non Madonna di Loreto. Perché? Perché appunto la liturgia, e questo anche è un altro dato importante, riconobbe il miracolo e quindi volle addirittura, si impegnò a farlo celebrare. Ora, non sempre la liturgia parla direttamente di miracoli, no? E quindi Chiaro. al centro proprio dei testi della messa, per esempio, si celebra, i testi della messa erano molto i testi della dedicazione della Chiesa, perché appunto ci si concentrava sulla casa, oltre ovviamente al fatto che è la casa della Madonna e che lì è avvenuto l'annuncio dell'angelo. Ma noi vediamo nel corso degli anni, allora, fino, diciamo così, a prima del Vaticano II si chiamava festa della traslazione della Santa Casa, e per esempio, nell'orazione, nella colletta della messa, l'orazione principale della messa, si faceva esplicito riferimento al miracolo della casa, cioè alla casa, adesso io non ricordo esattamente le parole, ma nel libro ci stanno, la casa che per opera divina è stata portata a Loreto, eccetera. Poi che cosa è successo? È successo che dopo si è continuato per alcuni anni a parlare di festa della traslazione della Santa Casa, ma nell'orazione della messa è scomparso qualsiasi riferimento al miracolo. Si parlava della casa, ma senza accennare al miracolo. Poi di fatto si è cambiato anche il nome della festa, è diventato Madonna di Loreto, e nell'orazione proprio non si parla per niente della casa. Ora, questo, diciamo, uno può vedere un po' una certa evoluzione, no? In questo senso, è stato messo da parte il miracolo della traslazione. Ripeto, ora, che si possa celebrare la memoria della Madonna di Loreto sempre in tutto il mondo è buono, ma ecco, manca un qualcosa, forse, ecco, oltretutto, diciamo,
un altro elemento, scusa, ma questo anche è importante, non riguarda tanto la liturgia, ma Benedetto XV nel 1920 proclama la Madonna di Loreto patrona degli aviatori, proprio collegandosi alla tradizione secolare secondo la quale la Madonna è venuta via aria, non via mare, certo, su una nave, su una barca, come alcuni hanno rappresentato negli ultimi anni. E anche questo è un dato importante, perché appunto è proprio l'autorità pontificia che stabilisce che sia patrona degli aviatori. E anche nel documento della congregazione dei riti dell'epoca si parla proprio della venuta per mano angelica della Santa Casa a Loreto. La festa, dicevo, è il 10 dicembre, domani, cioè il 9 dicembre, la notte della venuta, si chiama nelle Marche, la venuta della Santa Casa, e il 10 dicembre è proprio la festa della traslazione a Santa Casa, o Madonna di Loreto, come preferite chiamarlo. Chiaro, chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. Per non spoilerare tutto il libro, io, anche perché già alcune cose l'abbiamo dette, faccio le ultime due domande. Noi abbiamo già accennato al fatto, insomma, che la Santa Casa ha fatto questo viaggio miracoloso proprio in coincidenza dell'invasione dei turchi, dei regni cristiani. Però c'è appunto esiste un legame tra Loreto e l'Islam, oltre a questo, diciamo, ci sono anche altri fatti. Che storia c'è dietro, insomma, a questo legame? Sì, beh, praticamente è alla Madonna di Loreto che la cristianità e i papi si sono rivolti quando si è trattato di difendersi dall'aggressione dei turchi, dell'impero turco-ottomano. E in particolare noi sappiamo le due più grandi battaglie, più note, più importanti, sono quelle di Lepanto, 7 ottobre 1571, e la battaglia di Vienna dell'11-12 settembre del 1683. Allora, in queste occasioni, ma anche in altre evidentemente, la cristianità appunto si è rivolta alla Madonna di Loreto. Perché? Non perché Loreto, ma perché Loreto, come ho detto all'inizio, era il santuario mariano per eccellenza dell'Europa cristiana. E anche qui, ecco, poi si potrebbero raccontare tanti particolari, tanti aneddoti. Basti solo pensare che, per esempio, il comandante della flotta pontificia che si recò a Lepanto, Marcantonio Colonna, andò a Loreto prima della battaglia. Durante la battaglia ci restò la moglie a pregare, insieme ad altri ovviamente, perché tutto andasse bene, e dopo la battaglia vittoriosa, vinta dai cristiani, Marcantonio Colonna e gli altri tornarono a Loreto per ringraziare la Madonna, e addirittura moltissimi prigionieri cristiani, prigionieri e schiavi dei turchi, avevano fatto voto proprio alla Madonna di Loreto, avevano detto che nel caso in cui fossero stati liberati dalla schiavitù si sarebbero mostrati riconoscenti nei confronti della Madonna e avrebbero donato le loro catene al santuario, tant'è che con il ferro fuso delle catene dei prigionieri cristiani ormai liberati vennero realizzate le balaustre degli altari laterali del santuario, vennero realizzate le porte della Santa Casa, eccetera. Quindi, ecco, ci fu proprio questo contributo. Lo stesso, per esempio, nella battaglia di Vienna, Giovanni Sobieski, il re polacco, che poi è stato uno dei principali eroi artefici di quella vittoria contro i turchi, anche lì sottrasse il gonfalone, lo stendardo dell'esercito turco e lo donò al santuario di Loreto. E poi volle sempre avere un'immagine della Madonna di Loreto davanti alla quale recitare poi le litanie lauretane. Peraltro, approfitto, litanie lauretane che tutti noi recitiamo alla fine del rosario derivano proprio dal santuario di Loreto, sono litanie che solo il Papa può
cioè che è stato il Papa a stabilire quali fossero le invocazioni, e solo il Papa può aggiungerne di nuove, no? Ma sono proprio nate dalla preghiera dei pellegrini cristiani nel santuario di Loreto. Quindi ecco, il rapporto con l'Islam è in questo senso, cioè che veramente a Loreto si è pregato la Madonna, e la Madonna ha aiutato l'Europa cristiana contro l'aggressione dei turchi, che oltretutto per secoli e secoli hanno infestato le coste del mare Adriatico, e non solo, facendo razzie e prendendo come prigionieri donne e bambini, tant'è che poi per diversi secoli a Loreto esisteva anche un ordine di cavalleria, i cavalieri lauretani, che proprio avevano lo scopo di difendere il santuario contro le incursioni dei saraceni, turchi, insomma dei popoli islamici che arrivavano fino a qua per prendere schiavi, uccidere, sterminare. E razziare, sì e razziare. Questo succedeva anche, insomma, un po' in tutta Italia, sì. Anche in Sicilia, sì, era così. Tra l'altro Lepanto è importantissima perché, fermando l'avanzata musulmana, sostanzialmente si salvò la cristianità, perché non esatto. Sappiamo bene come sarebbe finita altrimenti. Esatto. Un'ultima domanda, nel libro si parla del fatto, appunto, che di Loreto, del santuario di Loreto, e i valori non negoziabili, che insomma c'è un nesso, un link tra le due cose, se puoi accennarne, ecco, adesso. Sì, beh, questa è una mia, diciamo, era una mia riflessione molto personale. Però sì, io ho detto che potrebbe essere il santuario per antonomasia dove pregare per la difesa, la protezione e anche la promozione di questi principi non negoziabili, che fu Benedetto XVI a coniare, no, questa espressione. Ultimamente sembra che non interessi più molto, però ecco quali sono: la difesa della vita, della famiglia e dell'educazione, no, dei figli, del diritto prioritario dei genitori di educare i figli in base ai principi in cui credono. E io ho detto perché, allora, difesa della vita, perché lì Gesù è stato concepito, quindi c'è Gesù concepito e quindi la vita fin dal concepimento, dal primo sorgere. E poi, come dicevo, lì molto probabilmente, ecco, è morto San Giuseppe, dunque la vita fino alla sua fine naturale. Poi lì è vissuta la Santa Famiglia, e quindi la Santa Famiglia, la difesa della famiglia, tra quella naturale, insomma, tra uomo e donna fondata sul matrimonio, e poi educazione, la libertà di educazione, perché ovviamente lì Gesù è cresciuto, educato, formato alla scuola della Madonna e di San Giuseppe. Poi ecco, è il luogo anche dove più di ogni altro si è vissuta la virtù della purezza, della castità, quindi anche questo sicuramente è un elemento interessante. E magari, ecco, diciamo, io non sono nessuno, ma ho fatto questa riflessione: sarebbe bello magari che qualche vescovo o qualcuno cogliesse l'occasione, insomma, per ritornare a parlare di questi principi che oggi sono molto attaccati e dimenticati, e che però sono molto importanti. Come diceva Suor Lucia, no, di Fatima, il cardinal sì. Caffarra disse, no, che la Madonna le disse che l'ultima battaglia, la battaglia finale, si gioca proprio sul tema della famiglia, della vita, no? E lo vediamo in questi giorni. Però, insomma, la Madonna aveva anche garantito la vittoria. Noi sappiamo che comunque alla fine il diavolo sarà sconfitto, no? Quindi abbiamo questa grande speranza, questa certezza. Però, insomma, ecco, Loreto è interessante anche per questo aspetto, secondo me. Chiaro, no, chiaro, chiarissimo. Hai a dire, è stato veramente estremamente interessante tutto quello che ci hai detto. Ovviamente invitiamo tutti ad andare al santuario, a comprare il libro per conoscere la vera storia della traslazione della Santa Casa. Comprare il libro, scusa, ecco, prego. O su Amazon, la versione digitale, oppure contattando direttamente l'associazione Luci sull'Est, andando sul sito www.lucisullest.it, lì è possibile trovare tutti i riferimenti e scrivere, quindi
di chiedere. Io sì, io tra l'altro per agevolare metterò il link nella descrizione del video dove poterlo richiedere. Questa è una buona idea. Sì, sì, sì. E sono certo che insomma chi ci ha ascoltato, tutti gli iscritti al canale, insomma, hanno sicuramente apprezzato questa opportunità. Probabilmente molti di loro forse non conoscevano nemmeno tutto quello che è stato detto questa sera. E ovviamente speriamo di riaverti un'altra volta con un altro libro, oppure per approfondire sempre su Loreto. E nulla, se c'è una cosa che vuoi dire in chiusura... Tutto. No, io rimando perché si potrebbero ancora dire tantissime altre cose perché i libri su Loreto sono stati tantissimi. Io dico solo questo, se mi permetti, no, un ultimo accenno. Nel corso della storia sono stati, questo è anche utile oggi per riflettere, sono stati tre i grandi nemici del santuario di Loreto che hanno messo in dubbio sia le traslazioni ma anche proprio l'autenticità della Santa Casa. Peraltro, ripeto, quella casa lì, oltre da un punto di vista archeologico, è la casa appunto palestinese dei primi secoli, lì dentro sono avvenuti anche molti miracoli, guarigioni, conversioni, quindi insomma questo non è una casa qualsiasi. Però dicevo, i grandi nemici sono stati prima i protestanti, che ovviamente ce l'avevano con la Madonna, ce l'avevano con questo culto delle reliquie, eccetera, quindi i protestanti. Poi gli illuministi, i razionalisti nel Settecento, che ovviamente non potevano accettare un fenomeno miracoloso, e poi nel Novecento sono stati i modernisti, che sempre anche lì per lo stesso motivo in fondo hanno contestato, tant'è che poi San Pio X si preoccupò di commissionare a diverse persone appunto di controbattere tutte le critiche che si facevano alla tradizione su Loreto. Quindi vabbè, niente, questo dicevo, che noi difendendo l'autenticità della casa e del miracolo ci poniamo quindi diciamo in antitesi rispetto ai modernisti, agli illuministi, ai protestanti, e quindi cerchiamo di essere cattolici, ecco, siamo cattolici. Assolutamente, assolutamente. Poi ripeto, se chi ci ascolta avrà l'interesse e la bontà di leggere direttamente il libro, potrà vedere ancora più informazioni, più con calma, più nello specifico. Grazie. Comunque grazie per l'invito, veramente un piacere. È stato un grande piacere per noi, e allora ci vediamo prossimamente. Un saluto a tutti quanti. E mi raccomando, condividete, mettete un mi piace, e, insomma, diffondete a più non posso. Grazie e arrivederci a tutti. Una buona giornata.